16ª edizione. Grazie. Onorata perché, insomma, i festival sono importanti, è importante l'arte, stiamo vivendo un momento storico un po' particolare, di grande caos, di grande disequilibrio, diciamo. Ieri mio figlio ha fatto un tema in inglese dove riportava questa frase: "We are in a total mess". Ha usato mess, casino. Ovviamente poteva trovare un altro sostantivo, però forse ha azzeccato in pieno quello che stiamo vivendo, e quindi l'arte con la musica, il cinema, il teatro, la moda, il design, insomma un po' tutto quello che ci emoziona e che ci tiene vivi è sempre da portare avanti con grandissimo impegno. E dobbiamo pensare di lasciare un mondo migliore a chi viene dopo di noi, perché abbiamo comunque un compito se vogliamo pensare alle prossime generazioni. E quindi trovo che l'arte sia un buon fattore per ricominciare, per ripartire, quindi bravi tutti chi ci lavora e bravi voi ragazzi che siete appunto le future generazioni, e quindi cerchiamo di lasciare un dono a chi viene dopo di noi. Grazie. Non è una rock opera, però insomma... Non è la stessa cosa, la faccio io. Ah sì, ok. Però insomma il campionato è quasi quello lì. Non so se ti fa piacere, ma una decina d'anni fa su questo stesso palco venne Peter Fonda per parlare di Easy Rider. Gli feci una, non ero ancora io il direttore, però mi chiamarono quella sera, gli feci una domanda del genere e rispose praticamente quasi nella stessa maniera. Come sai, il regista di Easy Rider non era lui, era Dennis Hopper, però insomma i due erano part, come direbbe Tex, quindi la risposta fu veramente molto simile. C'è cinema nel vostro futuro insieme? Avete già qualche idea, qualche progetto? A parte la tra una quindicina d'anni il tempo libero, però si è saltato l'appuntamento fra 15 anni. Ah così, eh? Sì. Vabbè, allora Stefano. Ma tanto adesso so che passeranno anni in cui io continuerò a dirgli dai. Facciamone un altro film. E lui mi dirà: ah, devo aspettare che mi venga la storia giusta, devo aspettare quel momento lì. Poi quel momento può arrivare dopo domani oppure appunto tra 16 anni. Ecco, questo. Però ecco, se sentisse da parte anche del pubblico un po' di incoraggiamento a fare la prossima. Perché invece no, per questo. Quando abbiamo fatto i primi due film, abbiamo fatti piuttosto vicini, io poi andando ai suoi concerti, insomma appunto eravamo stati in giro. Insieme spesso venivo riconosciuto dai suoi fan, che però non mi riconoscevano con affetto, ma mi dicevano: tu lo allontani dalla musica. Comunque no, questa invece è una cosa che mi piace molto, ed è il fatto che è veramente un privilegio quello di poter fare film, ed è un lusso poter dire: io faccio un film soltanto se veramente ho una storia. Certo. Perché per me è faticoso farlo. Farlo vuol dire rinunciare a una cosa fighissima, bellissima, gratificante, che è la mia grande passione, come fare concerti, quindi per un X tempo non poterlo fare, e quindi l'unico metro che mi mette nella condizione di dire ok, questo film è da fare, è veramente la necessità di raccontare quella storia, che mi fa pensare veramente di essere in una condizione di privilegio, finché poi c'è ancora un produttore che decide che all'epoca eventuale è ancora disposto a produrre un film, ecco. Con Stefano Corsi nel ruolo del nonno in questo caso. Sì, faremo, ma abbiamo già cominciato a progettare questa cosa. E la cosa che non si sa è che comunque quel film si chiuderà con la battuta "To Goose This Back One". Il cerchio si chiude, fantastico. Benissimo, allora tra poco ci sarà appunto la proiezione di Made in Italy. È stato un vero piacere avere qui Domenico Procacci e Luciano Ligabue, è stato un momento altissimo di questo festival. Grazie mille ragazzi. Grazie. Vorrei capire.
mattina rilassati un attimo perché abbiamo un ospite che ci fa